Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Preghiamo i misteri della gioia. In questi misteri Maria è protagonista. Osserviamo Maria. Maria credeva. E la fede di Maria è stato il più grande monumento, la più grande cattedrale che sia stata costruita su questa terra, la fede di Maria. Accostiamoci al mistero della sua fede. Lasciamoci contagiare dalla bellezza della sua fede. La fede di Maria ha avuto la sua più grande esplosione nel momento dell'Annunciazione. Entriamo allora nella casa di Nazareth. Guardiamo le pareti spoglie di quella casa. Immaginiamo l'evento. Maria è lì come un'umile giovane, una delle tante giovani di Israele, probabilmente già orfana. Maria è lì e lavora, prega e attende. Dice il Vangelo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio. Eppure pensate, qualcuno ha detto che Maria è stata un'invenzione degli uomini. Eppure qualcuno ha detto che Maria è stata una costruzione del cattolicesimo. Eppure qualcuno ha detto che Maria è stata un'invenzione dei preti. Ma le parole sono chiare. L'angelo fu mandato da Dio. Questa è la risposta lapidaria della Bibbia. Uno scrittore protestante, Carlo Barth, benemerito per altri aspetti, riguardo alla devozione mariana che caratterizza il cattolicesimo, è arrivato a dire: la devozione mariana è un'escrescenza tumorale del cattolicesimo. Questa è un'offesa. Non è vero. Maria è nel Vangelo. Maria è nella parola di Dio. L'angelo fu mandato da Dio. Nessuno potrà mai togliere questo complimento da gente. Da Dio. È Dio che ha voluto Maria. E l'angelo saluta Maria con parole estremamente impegnative. Ti saluto, gioisci. Tu che sei guardata da Dio con tanta benevolenza, tu sei amata da Dio. L'angelo apre uno spiraglio davanti a Maria e le dà la notizia che cambia la vita. Sei stata amata, sei amata da Dio. Quando nella vita si scopre lo sguardo buono di Dio, quando nella vita si sente il palpito di Dio, quello è il momento grande, è il momento che cambia l'esistenza. Maria se lo sente dire dall'angelo, ma già dentro di sé Maria sentiva la melodia di Dio. Ella però ha un momento di trepidazione, che non è paura. La trepidazione non è paura, ma è stupore, meraviglia, senso di vertigine davanti al mistero. Maria sente che qualcosa sta accadendo nella sua vita, sente che qualcosa di grande sta accadendo nella storia degli uomini e trema. Si sente attraversare da un vento impetuoso che la sconvolge. E guarda l'angelo e con gli occhi lo interroga, prima che con la parola. Ma l'angelo consegna a Maria immediatamente il progetto di Dio. Concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria per brevi istanti non riesce a capire come questo annuncio trovi un intarsio nella sua vita. Non riesce a capire come questa parola possa realizzarsi nella sua esistenza. E Maria sussurra delicatamente, ma come accadrà questo? Io non conosco uomo. Maria non vuole porre domande a Dio. Maria vuol capire quello che Dio vuole. Vuol capire come deve dire il suo sì e dove deve orientare il suo sì. La sua domanda, pertanto, non è una domanda attraverso la quale si vuol difendere, ma una domanda attraverso la quale si vuol consegnare. Tant'è vero che l'angelo risponde, lo Spirito Santo scenderà su di te, la sua ombra ti coprirà. Quel che nascerà da te sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Provate a chiedervi che cosa dovete capire, Maria, di queste parole. Le parole dell'angelo, infatti, sono un tenue raggio di luce che lascia intatto tutto lo spazio del mistero. Maria comunque capisce che Dio vuole la sua maternità. Le chiede di mettere a disposizione la sua maternità in uno spazio di fede totale, pura. E Maria, senza esitazione, esclama, eccomi, se questa è la volontà del Signore, sono la serva del Signore. Mi porti dove vuole, faccia di me quello che vuole. Questo eccomi è stato un atto di fede così grande che ancora oggi commuove
e ci fa tremare e ci fa riflettere. Ecco, mi ha detto Maria. Grazie a Maria per questo sì, che ha contagiato anche noi, ha beneficato l'umanità intera e anche ciascuno di noi. Grazie Maria. Ora possiamo entrare nei misteri della gioia. Il primo mistero ci porta proprio nella casa di Maria, a Nazareth. L'angelo appare a Maria e le consegna questa notizia impressionante. E Maria, quando ha capito che questa è la volontà di Dio, risponde, eccomi. Noi in questo mistero la ringraziamo e preghiamo che anche noi possiamo dire il nostro sì nella direzione che Dio vuole da ciascuno di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi,
Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero della gioia ci porta davanti una decisione straordinaria di Maria. L'angelo le ha detto: guarda che Elisabetta, tua parente, è al sesto mese, lei che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio. Maria ci crede e affronta un viaggio per andare a servire. Guardate che quel viaggio dovette costare tanto a Maria, non c'erano le comodità di oggi. Affrontare un viaggio di quel genere richiedeva eroismo. Eppure talvolta basterebbe fare un piccolo passo per trovare un'Elisabetta che ha bisogno di noi. Sì, basterebbe un passo e potrebbero cambiare tante cose. Basterebbe un passo anche in famiglia e ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue, perché quando si fa del bene si guarisce. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo. Aiutaci a seguire l'esempio di Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave
fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel terzo mistero della gioia, seguiamo Maria e Giuseppe che vanno a Betlemme, obbedienti all'ordine dell'imperatore Augusto, che aveva stabilito il censimento di tutto l'impero. Augusto credeva di essere il padrone del mondo, mentre invece obbediva ad un progetto di Dio. Maria e Giuseppe, arrivati a Betlemme, cercano ospitalità, era normale. Ma era un villaggio Betlemme, i pochi posti che c'erano erano tutti occupati, e anche il caravanserraglio, dove la gente dormiva accanto alle bestie, anche lì c'era troppa gente, Maria in quelle condizioni non poteva andare lì. Alla fine cosa resta? Una stalla, una mangiatoia. Maria con Giuseppe piegano la testa. Questo è il disegno di Dio, va bene. Quanto è bella la fede di Maria. La fede è l'umiltà di Maria e di Giuseppe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia si chiama ancora Maria e Giuseppe, che vanno a Gerusalemme per presentare il bambino al Tempio e portano, come era consuetudine, un'offerta. L'offerta dei poveri, due colombe, nulla di più, non avevano altro. Eppure pensate, erano la famiglia più ricca della terra, perché avevano Gesù. Quante volte anche oggi noi pensiamo, quelli sono ricchi, sono poveretti. Se manca Gesù non c'hanno niente, sono i poveri disperati, sì, coperti di oro, ma che vale? Maria Teresa diceva sempre, quello possiede per poco tempo ancora. Quanto sono vere queste parole. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero della gioia ci presenta ancora Maria Giuseppe in viaggio verso Gerusalemme. Fanno la loro gesto di pietà, gesto di preghiera, di devozione. Al ritorno non si accorgono che Gesù non è con loro. Voi direte come? Perché camminavano in carovane separate, uomini e donne. Pensavano, è da lui, è da lei. Quando si sono ritrovati, un punto di congiungimento, Gesù non c'era. Ritornano a Gerusalemme. Immaginate lo sgomento, la sofferenza, aver perso il figlio, poi quel figlio. Quando lo ritrovano, Maria si permette di dire, figlio, ma perché ci hai fatto questo? La risposta di Gesù è impressionante, ma non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Certo che lo sapevano, ma non sapevano che quella era la strada, non sapevano quale strada avrebbe seguito Gesù. Ma ancora una volta, Maria e Giuseppe, due persone umili, piegano la testa e dicono credo e vanno avanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo, amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Misericordia. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre della Fiducia. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna di amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per tempio noi. Dello Spirito Santo, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per porta noi. Del cielo, prega per stella noi. Del mattino, prega per salute noi. Degli infermi, prega per rifugio noi. Dei peccatori, prega per conforto noi. Dei migranti. Prega Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per regina noi. Dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per regina degli apostoli, prega per regina noi. Dei martiri, prega per
Regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della famiglia, Regina della pace, Regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Maria, nel tuo cuore perennemente vive la memoria del giorno del grande sì. Continuamente tu ritorni nella piccola casa di Nazaret e ti stupisci davanti all'angelo Gabriele che ti porta la bella e inaudita notizia che Dio vuole essere uomo con noi. O Maria, oggi noi entriamo nel tuo cuore per assaporare la meraviglia che tu provasti in quel giorno lontano e vicino, il giorno del tuo sì. Vogliamo che sia anche il giorno del nostro sì, con te, o Maria. Oggi diciamo sì alla vita per sempre. Oggi ci impegniamo a pregare per la vita. Oggi nel tuo cuore, immacolato e materno, consegniamo l'impegno di essere apostoli della vita nel nome di Dio che in te si è fatto bambino. O Maria, la porta delle nostre case sia sempre aperta per l'angelo della vita. Le nostre famiglie saranno cenacoli viventi di preghiera per la vita. Regina della vita, prega per noi. Prega per noi, prega per la vita. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Oggi la vita è veramente in pericolo, non solo per la guerra, ma anche perché non c'è più amore per la vita. Se vediamo un bambino, un piccolo bambino, un neonato, incoraggiamo la mamma, diciamo una bella anche parola di apprezzamento. Grazie perché hai accolto la vita, hai amato la vita. E questa è una benedizione per tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.